Cara Cecilia è responsabile di aver creato il festival, il Frame Festival a Salso Maggiore Terme. Bene, solo un minuto di presentazione di questo festival. Come è nata l'idea? L'idea è nata 4 anni fa, perché è il posto dove sono nata, è il posto dove vivo. Per cui quando ho visto questo palazzo, insomma, me ne sono innamorata e con l'idea di fare un festival ho sempre pensato, insomma, che non ci sarebbe stato un luogo diverso da questo, perché insomma rispecchia un po' quello che è il mio pensiero d'arte e quindi insomma l'idea di fare un festival di fotografia e inserire dell'arte fotografica in un palazzo così mi sembrava, insomma, una cosa giusta da fare. E poi insomma è il posto dove sono nata, per cui meglio di così sfruttare le bellezze del territorio. Cecilia è fotografa di professione, però a metà dell'anno, cioè tu lavori per il festival. Più di metà dell'anno. Sì, dell'anno, esatto. Sì, si organizza il festival, perché in realtà è un evento molto complesso, dinamico, nel senso che non ci sono solo mostre, sono degli incontri, poi c'è una parte musicale, per cui insomma sono previsti concerti. Insomma, tante occasioni, ci sono i laboratori per i bambini, quest'anno abbiamo fatto anche le letture del portfolio col primo voglino, per cui insomma è un evento abbastanza complesso. Sempre in crescita, per fortuna. Sì. Il problema è anche i fondi. I fondi. Perché bisognerebbe creare una maniera da poter sostenere anche. Esatto. Perché al momento il festival è autofinanziato, per cui insomma l'associazione sta contribuendo, l'associazione non siamo in tanti, gli addetti ai lavori sono pochi ma buoni, perché comunque insomma siamo riusciti in pochi a fare tutto questo, quindi c'è tanta passione, tantissima, e insomma speriamo di riuscire a trovare qualcuno che è in grado di aiutare a sostenerci il festival. Questa è la cosa importante per poter andare avanti e insomma alzare di più la qualità e fare le cose per il meglio. Già abbiamo visto, devo dire, il livello delle mostre, anche cioè il luogo e tutto, è una cosa impressionante. Complimenti. Grazie. Non è una cosa facile. Tutto quello che tu stai facendo, o tu e i tuoi amici, i tuoi collaboratori che state facendo, è una cosa molto, molto bella, meravigliosa. Mi fa piacere, grazie a voi di essere qua. Complimenti. Grazie.
Bene, allora diamo inizio a questo speciale incontro per una presenza speciale della Semana di Design che è stata presente anche in questo festival, quindi ringrazio tutti di essere qua con noi. Lascio la parola a Paola Riccardi, curatrice della mostra, che modererà l'incontro. Incontro di pure. Una giovane molto brava e soprattutto una persona curiosa, avventurosa, curiosa del mondo, delle persone, degli incontri, che non inseguiva, credo che non facesse la fotografa per essere famosa, per essere pubblicata, ma soprattutto per viaggiare, incontrare. No, io vivo da una piccola città, università in Germania, Göttingen, e ho avuto sempre il senso per l'eccellenza. Io volevo l'eccellenza nella vita, delle persone, del mondo, di vedere tutto, solamente always the top. Yeah. E però, in qualche modo, a un certo punto Göttingen cominciò a stare un po' stretta, hai scelto da allora. Io non potevo studiare, dovevo guadagnare e là c'era una mia grande chance, passavo da amici una fotografa che cercava un assistente a Hamburgo, vado, vedo, ho preso una mia bicicletta, fatto autostop e sono arrivata a Hamburgo sul camion con la mia bicicletta e ho dormito in questo studio di fotografia per un anno sul pavimento del laboratorio. Per cui, come dire, sicuramente c'era la base di questa grande avventura della fotografia, anche e soprattutto un grande desiderio di viaggio. In questi tempi era più facile di fare una grande carriera, perché tutti i posti erano aperti, per qualcuno abbastanza carina, e era più facile. No, non era come oggi. Io vedo che i giovani hanno molto, molto difficoltà. Durante il fascismo, il nazismo, era proibito Hemingway. E così volevano fare una nuova traduzione, perché l'americano e l'inglese è cambiato in questi 30 anni. Hanno cercato di contattare Hemingway e al telefono lui non rispondeva. A New York e sua agente era contro i tedeschi, non, era un avvocato ebreo che non voleva sapere niente. Era quasi impossibile di contattare Hemingway per loro. E quando io ho avuto, gratis naturalmente, un viaggio per New York, mi ha detto, ma se tu sei a New York, perché non vai a Cuba per noi da Hemingway? Non sapevano che Cuba era lontanissima da New York. Ho aspettato 2 settimane in un alberghetti di quarta categoria a Cuba. Ma conquistò veramente Hemingway un particolare dettaglio che era in qualche modo poi sempre quel tipo di aspetto che conquistava, con cui Inge riusciva a conquistare questi personaggi, ossia la sua grande informalità, che peraltro la caratterizza ancora tutt'oggi, e questo è forse l'aspetto, come dire, più particolare del personaggio di Feltrinelli. Hemingway, dopo giorni d'attesa, dopo settimane di attesa, si decise a contattarlo, a telefonare in albergo e le offrì un'autista, no, per andare a prendere. Ma in che giovane? No, io ho risposto, no, Mr. Hemingway, prende l'autobus, mi sono informato. Ah, ha detto, sì, la cosa è così. Lei può anche portare sul costume da bagno, perché aspettavo una vecchia signora tedesca. E ha capito che io sono giovane. E da lì ci fu una grande amicizia, un cameratismo anche molto forte con Hemingway, la sua terza moglie Mary, che viveva con lui alla Fincamigia, che rese possibile quel tipo di immagini che avete visto, cioè Hemingway addormentato, un po' bevuto nel pomeriggio caldo tropicale. Questa è una fotografia per me molto cara, perché lui beveva molto già la mattina, dopo colazione faceva una siesta e prendeva i cuscini del sofà e metteva sul pavimento di piastrelle che era più fresco. E io ho fatto una foto di lui
sembrava morto. E io ho detto dopo, oggi ho fatto una foto di lei sul pavimento, e lui ha detto, non pubblicare nella mia vita. Non ho fatto, perché sono molto fiero, è il mio foto preferito. E non uscì mai a suo tempo la foto, fu poi pubblicata postuma dopo la morte di Hemingway. E questo appunto le facilitò una serie di altri incontri, come per esempio l'incontro con Picasso, che fu un altro capitolo importante sia nella sua storia di fotografa, ma anche di donna che incontrava personaggi così celeberti, diciamo. Come fu per esempio con Picasso? Come andò? Quando sono arrivato là alla Villa California, a Cannes, c'erano guardie di porti, una cosa totalmente chiuso dappertutto, e quando sono arrivato là c'era un caos totale, c'erano un po' di quadri dappertutto, di Miro, di Matisse sul pavimento, c'era dei saloni enormi pieni di cose belle, divertenti, e così. E dopo arrivava lui piccolo con due occhi neri, da un piccolo toro sexy, mi ha preso la mano e voleva subito fare l'amore con me. Se il suo destino non fosse stato quello di diventare fotografo, vorrebbe ancora essere fotografa? Le piacerebbe ancora da fare oggi in modo professionale? No, oggi è troppo difficile. Io vorrei fare subito di nuovo una via gioventù. È molto difficile, o molto. Si deve essere puro nella gioventù, si può essere esigente della vecchiaia, si deve essere puro nella gioventù. Ma invece mi chiedo, guardando un po' a questo archivio di personaggi che è riuscito a immortalare, c'è un personaggio che invece avrebbe voluto fotografare e non ha mai, non so, potuto fotografarlo o non ha avuto l'occasione? Einstein mi piacerebbe molto. E ho avuto una chance di arrivare là, perché è tutto in preparazione, no? Per queste persone. Io stavo a casa a New York e amici, grande, anche il premio Nobel, Polanyi, c'era un altro ospite, Leo Szilard, un famoso filosofo, grande amico di Einstein, e andava ogni weekend a Princeton. E ha detto, Leo, portami, ti prego. Perché questi ebrei erano molto interessati di venire una giovane tedesca che è vissuta durante il nazismo in Germania. E io ho avuto tutte le carte a posto. E lui mi ha detto, Albert, posso portarmi questa ragazza tedesca? Sì. E lui ha fatto un ragazzo, ha detto, è un fondo di porta. No, Einstein, questo ho detto, io non vorrei, io odio il Lichtaffen, i scimmie della luce, scimmie della Lichtaffen in tedesco è una parola deliziosa, però il Lichtaffen è le scimmie della luce. Quindi a causa di non è riuscito questo. Non mi ha rovinato la foto del secolo. In archivio c'è la produzione appunto di quegli anni. Ci sono anche molte foto di Anna Magnani, sì. Alcune le abbiamo scelte per la mostra, altre sono rimaste più ancora inedite, ma ci sono stati incontri, io ho veduto con Anna Magnani, su vari set, sì. No? Sulla carrozza d'oro di Jean Renoir, poi più avanti su Sua Letizia, e si colgono in alcune immagini, in mostra ce n'è una, ma in archivio ce ne sono parecchie, in cui sono ritratte insieme Anna Magnani e Elio Felpinelli. E per me ha avuto un feeling materna. Questo la prima, odiamo le donne, e per me è come una madre, e questo mi è piaciuto moltissimo, e questo è un feeling. No, era anche là difficile tutto. Siamo stati invitati da Giacomo e io per il diario di Castro. L'autobiografia personale, ma non è stato. Era molto complicato perché lui ha avuto mai tempo
idea, abbiamo aspettato, siamo stati una grande villa, un grande palco, non arrivava mai. E ho detto già qua, adesso siamo studiando, andiamo a fare. In questo momento è al pomeriggio. Dopo siamo andati a casa sua, due dei tanti casi di lui, che è una casa simpaticissima, semplice, come un architetto a Milano. Affascinante, bello, è un uomo che mi ha impressionato moltissimo. Sono un idiota, perché una laica ha una persona che mi piacerebbe molto di conoscerlo. Era il mio sogno, era Roberto Capra, era il grande idolo che purtroppo è morto. Ma allora, è stato organizzato e lui è morto dopo, subito. Questo, lui faceva una gine con la laica, che è una cosa nervosa, cioè, la Rolex è una cosa stabile. Difficile. Questo senso della vita, questo senso della vita, no? Direbbe il francese, proprio del godere la vita nella profondità, ma anche nell'istantaneità, è assolutamente la caratteristica umana che tuttora contraddistingue i continenti. Quindi grazie a tutti. Di avere per la quarta volta, quindi la quarta edizione di Frame, questo bellissimo palazzo che continua insomma a ospitare Frame Photo Festival, insomma grazie. Prova a dire qualcosa, sperando di tenere, non cadere nel secchio dell'emozione.
Beh, Alessandro, dal punto di vista di curriculum, avete sicuramente detto chi era, cosa era, cosa ha fatto, ma pochi conoscono forse il suo lavoro di uomo, persona. Ok. Bene, era una persona che ha sempre solo cercato di dare. Posso dire di essere più fortunato di tanti qui dentro, perché io e lui abbiamo vissuto più di 30 anni di sofferenze, di passioni, di lavoro, abbiamo lavorato molti anni insieme. Non vi dico altro, vi dico solamente che il premio Alessandro Voglino sia una cosa che possa proseguire e proseguirà solo grazie a voi. Grazie mille. Bene, allora lasciamo la parola ai giurati. Quest'anno la giuria del premio Voglino è stata composta da Renato Alfano, Maurizio Galimberti, Alberto Prina, Stefano Parrini, Giovanni Presutti, Paola Riccardi, Sara Monari e Di Gornando. E le ringrazio uno ad uno perché hanno fatto veramente un lavoro speciale. Siete stati splendidi, è stato bellissimo. Sì, è stato veramente molto bello, intenso, forte, come ti dicevo, credo proprio che sia il modo migliore per ricordare Alessandro da questo punto di vista, ed è stato un bel lavoro, bello intenso. Due le sezioni, io vi racconto la prima delle sezioni, che è quella dedicata ai giovani, quindi con uno sguardo per dire ovviamente per il futuro, under 30. Allora, era talmente tanto il lavoro interessanti, come al solito, ci siamo anche presi subito così la libertà di dare una menzione speciale. È una menzione speciale a Claudia Gori per un lavoro molto particolare e molto introspettivo. Lo vedrete l'anno prossimo, perché l'avete stampato probabilmente per il prossimo festival. Un lavoro molto di analisi su di sé, quindi una ragazza che sicuramente ha un futuro interessante, studia fotografia e, come dire, meritava, perché lo scarto del vincitore era talmente minimo che ci siamo sentiti di dare una menzione speciale. Poi i due vincitori li vedremo direttamente in marcia. E invece il vincitore della prima edizione, della sezione giovani, che vuol dire, giusto, possiamo definirlo in questo modo, sbaglierò sicuramente a pronunciare il nome, ma Karim El Maktafi. Giustamente essere un giovane fotografo non è facile, e sono entrambi a lavorare, quindi sono già partiti e via dicendo, perché non sapevano che vincevo, perché è fresco di stampa, come vedete, il risultato dei vincitori, e un lavoro sui 70 anni della fine della guerra in Russia, che racconta con immagini molto particolari, con uno stile adatto alla commemorazione di un evento di 70 anni, che mostra una maturità stilistica, un ragazzo di 22 anni, assolutamente notevole, che meritava pienamente di essere premiato.
Sono onoratissima di annunciare il premio Bolognino, perché Alessandro è stato non solo un amico, ma anche il luogo dove ho potuto comprare un sacco di libri, sfogliare un sacco di libri, formare il mio sguardo, anche grazie alla sua fatica di collezionare ogni festival scatole e scatole di libri e di portare tutti gli autori in giro per l'Italia. Quindi sono veramente onorata di essere stata nella prima giuria di questo premio. Il premio Voglino è stato assegnato a Laura Liberani con il lavoro Ainu Nenoan Ainu, un lavoro su una comunità giapponese, no? Comunità diciamo sopravvissuta culturalmente, quindi non più esistente come comunità in Giappone, ma esistente fuori dal Giappone. E la motivazione per cui l'abbiamo premiato è per la sapiente ed equilibrata commissione che in questo lavoro c'è tra estetica, ricerca, documentazione e forma, che costituisce un corpo di lavoro complesso ed innovativo su un soggetto lontano dal nostro eurocentrico sentire. Di una direttrice artistica disposta a dividere la sua direzione artistica con tante altre persone, tanti altri sguardi, capace di cogliere messaggi, consigli, suggerimenti, non gelosa del suo ruolo di direttrice artistica, non protagonista, insomma ce ne fossero di direttori artistici così in Italia, quindi complimenti Cecilia. E io vorrei ringraziare soprattutto Eleonora Antonati e Beatrice Davini, perché sono stati due angeli con cui abbiamo condiviso tanti, tanti, tanti sforzi, quindi insomma vi volevo ringraziare pubblicamente.